intanto vi ringrazio a tutti, perché insomma essere qui stasera è difficile per me, ma ho trovato tanto affetto e questo vi devo ringraziare sinceramente. Il presidente ovviamente è stato come sempre estremamente gentile ad essere qui con voi, perché mi fa piacere essere qui di così a Lazio, sa l'affetto che avete nei suoi confronti. E ovviamente lui non dimentica e ricambia anche con, come sempre, con la sua presenza. Presidente, non ti faccio la domanda quella che ti vorrebbero fare tutti quanti, ma qual è la domanda così a caso? Quando da ripì? La domanda è stata quando da ripì? Questa era la domanda che tutti vorrebbero. Però diciamolo, quanto affetto e quanto ti fa bene questo affetto ogni volta che incontri i tifosi della Lazio? Perché so che insomma dopo quello che è passato, dopo quello che è stato, e so quanto comunque ci hai sofferto a dover mollare una Lazio quando non avresti voluto, quasi estirpata, ecco, io dico soltanto quanto per te è importante questo affetto, quanto è stato importante in certi momenti. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per questo invito, per la vostra presenza. E allora, quello che diceva Franco, l'affetto veramente è stato inestimabile. Io credo che durante tutto questo periodo, ancora oggi, in tutta Italia incontro laziali da tutte le parti, anche all'estero, si ricordano perfettamente e ringraziano per quello che abbiamo fatto. Ma è evidente che quello che abbiamo fatto allora era un punto d'onore per noi, perché noi avevamo il progetto di costruire una grande società, lo abbiamo fatto, abbiamo dimostrato nel mondo e abbiamo poi il riconoscimento di tutti, anche dell'allenatore del Manchester United, non so se avete visto, dicendo che l'unico rimpianto che aveva è quello di non aver battuto la Lazio, che in quel momento era la squadra leader nel mondo. Quindi sono momenti che evidentemente non si dimenticano, evidentemente danno tanta nostalgia, tanta passione. E da parte mia io credo di aver fatto delle buone cose, evidentemente poi la vita ci oppone tanti ostacoli, tante difficoltà, ed è chiaro che c'è un grande rimpianto, un rimpianto di non aver proseguito un grande cammino. Ultimamente ho incontrato anche Capello, che mi ha detto: presidente, lei ha vinto poco per quello che aveva dimostrato, e quindi questo crea l'amaro in bocca, senza dubbio, però adesso abbiamo delle cose importanti da risolvere, stiamo lavorando, stiamo creando qualcosa che evidentemente ci darà sostegno nella vita, a me e alla mia famiglia. E quindi la Lazio è sempre nel mio cuore, la seguo con tanta passione. E quest'anno poteva far meglio, poteva far di più. Quando Franco mi parla della Lazio, io dico che adesso, indipendentemente dai malumori, da quello che dimostra il calcio oggi, insomma la Lazio ha fatto quello che doveva fare, forse poteva fare meglio, però oggi c'è anche una crisi economica, c'è delle difficoltà finanziarie che dobbiamo tenere presenti. Quindi... Ma oggi però da 8 anni che stiamo in crisi finanziaria. Vabbè, però una squadra che arriva al quarto posto e che lottava, io secondo me è una squadra che poteva andare benissimo in Champions League. Insomma, il presidente, se avesse fatto quei piccoli accorgimenti durante la fine dell'anno, poteva realizzare. Io adesso non è che possiamo entrare nel merito delle questioni, però dico una Lazio che ha mostrato anche delle egregie cose, ha scoperto e ha preso un giocatore come Klose. Klose per me è un grande giocatore, evidentemente aveva dei problemi. Me la fai fare una domanda?
sì. Close è un grande giocatore, tu l'avresti preso a 33 anni o forse un po' prima? No, non è questo, però ha dato un contributo enorme, perché credo che se non avesse avuto Close praticamente la Lazio non sarebbe arrivata al quarto posto. E quindi direi che in un calcio decadente come è stato quello dimostrato nel nostro campionato, stare nei livelli praticamente in cui la Lazio naviga è un buon risultato. Certamente i tifosi erano abituati un po' diversamente, quindi avevano un passo diverso e un pensiero diverso, giocatori diversi. E quindi anche questo ha creato degli ostacoli. Però io credo un grande punto è quello di credere nella propria società. Io credo l'amore è verso la Lazio, non verso i presidenti, quindi il sostegno va sempre dato alla squadra e a quello che la squadra può dare in quel momento, perché sono i colori la nostra passione, perché poi quando uno è tifoso in che cosa deve credere? Non è che crede al presidente o al dirigente, crede nella maglia, nei giocatori che scendono in campo. E quindi o di alta, diciamo, tenuta atletica, di alta tecnica eccetera, o di bassa qualità eccetera, però sono i giocatori della Lazio e quindi vanno protetti, sospinti, applauditi, criticati, e dobbiamo passare le domeniche con loro. Io credo che questa passione sia l'elemento cardine per la Lazio e per la crescita della Lazio, e poi il futuro vedrà. Comunque vi ringrazio, arrivederci a presto, come sempre ci vediamo sempre a mangiare. Sì, almeno una volta all'anno.